Quasi. Namaste, Giambo amici. Ciao amici. Diciamo che il viaggio non sta per iniziare nel migliore dei modi, perché dovremo partire tra 2 ore, 3 ore, e non abbiamo ancora visto perché è in portineria e non abbiamo ritirato il plico perché la portineria è andata in vacanza, e quindi stiamo facendo tornare qualcuno ad aprirci la portineria, altrimenti dopo siamo partiti per la cena. Vittoriosi ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Diciamo che io ho avuto un bel po' di paura perché aveva Sasha l'incarico di fare questa roba, sarà lui, non io. Però vabbè, ce l'abbiamo fatta, quindi ora imbarchiamo. Cioè, non è che imbarchiamo, mettiamo i bagagli in aereo, non noi, i tipi che lo fanno. Poi vado a cercare la farmacia perché ho fatto il tatuaggio 2 giorni fa, la gamba mi fa un male assurdo, mi serve la crema. E dopo andiamo come sempre a mangiare. Ogni viaggio prima di partire c'è il Malpensa. Ci ha già fatto salutare. Sto dicendo che come ogni viaggio andiamo a mangiare. Siamo i capelli verde bosco oggi. Non vedo l'ora che li tagli. Guardate le nostre scarpe della Cina che ci ha fatto di maniera, che belle. Col dragone cinese e il baffo della Nike con la bandiera della Cina. Ecco qui il nostro pit stop. Come ogni viaggio da Malpensa, oggi vado con la pasta alla matriciana perché i miei tortelloni burrasavia non c'erano. Ho perso il mio fidanzato e vabbè, andrò in Cina da sola. Vabbè, mentre Sasha Bo si sta allacciando le scarpe o sta facendo qualcosa, io ne approfitto per rubargli il tacchino. Non se ne accorgerà mai. Perché il mio tacchino? Oh, come hai fatto ad accorgertene? Ce l'hai in mano. Ah, ok. Sei pronto? Prontissimo. E sai che cosa volevo dire a tutti voi? Non ti sento. Tu lo so che stai continuando a mangiare il mio tacchino, io a loro parlo. Cosa vuoi devi dire a tutti loro? Che amo la vostra pussola più grande. Come mai sei diventata così dolce? Perché Perché avevi paura di non partire perché non avevi preso i documenti, eh? Non era solo per quello. Ah, ok. Era che si sono un po' reinvertiti i ruoli. Ah, 3 anni fa. Adesso è lui l'innamoratone. Mi chiamava Sabrina, mi diceva mi dai i baci, io che schifo. Adesso che la cerco io, lei fa... No, è che io adesso sto mangiando il tacchino così... Ah. No, anche quando non mangio il tacchino. Aiuto! Ma che schifo, l'ho sbauciato io. Ma la tua baba, mi piace. Ma anche i capelli? Tutti in pandan? Tutta cinese. Sei cinese? Sei made in China? Sì, devo andare a fare. Ah, io voglio fare il tatuaggio. Mi sono appena disinfettata, li ho puliti. Fai vedere quanto stanno venendo belli. 1, 2. Aspetta, che no. Amore, non si vedo. Se ti muovi veloce, qua non si muove. Ah, 1. Dov'è? Ok. 2. Quindi? Ok. Quanto spacca mai quel terreno di Bugs Bunny? Bellissimo. Anche in Cina, in Cina devo pensare che mi faccia fare. Un samurai, un piatto di ramen. No, un ramen per me è più piatto. Una muraglia cinese che tutta che gira intorno. Bellissima, però un'altra gamba. Come al solito, figuriamoci se non doveva comprare 402 caramelle. No. Ho sentito cosa hai detto, ho detto ne compro così tante perché così mi viene la diarrea. Siamo rientrati in aereo, stiamo mettendo a posto le cose. Sabrina fa notare che ci saranno 10 turisti. Tutti i cinesi che tornano dalle vacanze in Italia. Ma è normale. E beh, invadiamo anche noi il loro paese. È arrivato il primo pasto. Amore, tu cosa hai preso? Io ho preso il chicken rice. Io ho preso il beef. Il beef pasta? Me lo apri? Voglio farlo vedere. Ma cos'è? Poi abbiamo un panino col burro buono, lactimer, un'insalata di gamberi e patate, la frutta. Wow, amore, ci sono un sacco di cose. Wow, facciamo cambio. Neanche morto. Dai, ti prego. E il tuo fa schifo, ti salvo. Sapete qual è la cosa divertente? È che non sappiamo se sono venuti a prendere oppure se dovremmo prendere un pullman, un taxi o un qualcosa. Lo scopriremo solo vivendo. Direi che vedendo i nostri nomi ce l'abbiamo. Ciao!
Non è più un mistero, abbiamo un driver. Però non sappiamo che lingua parli. Vabbè. Italiano. Parli italiano? Sì. Wow, allora top. Perfetto, siamo arrivati a Milano. Guardate, quella è Viale Certosa e il cavalcavia che ci portava amore nella vecchia casa. Non vedo alcuna differenza con Milano, identica. E ricordo che qui siamo a Pechino, quindi la prima tappa è a Pechino e sembra di essere a Milano. Allora, vi presento Giorgio, che è l'unica persona che usa un gerundio. Ho studiato l'italiano all'università e sa parlare anche il gerundio, cosa non da poco delle persone straniere. Io sto zoppicando perché ho appena fatto i tatuaggi, l'ho fatto 2 giorni fa, e quando non appoggio la gamba per 10 minuti mi fanno un male, non posso dire la parola. E mentre aspettiamo la macchina che ci viene a prendere, Sasha deve dire una cosa importantissima. Mi scappa la cacca. Fantastico. Cioè, aspetta, voi non conoscete YouTube? Cioè, non c'è YouTube qua? Sì. Non c'è Instagram, non c'è niente? Non si può usare. Amore, saremmo poveri. Hanno i loro social. Ah, ok. Hanno il loro YouTube, hanno il loro Twitter, hanno quindi loro Twitter. non hanno Instagram, non hanno YouTube, perché qua abbiamo dovuto scaricare un'app per usare i nostri social, perché altrimenti non funziona, perché sapete che la Cina ha bandito Facebook. Mi raccomando, dillo che è illegale. Ah, è illegale quello che vi sto dicendo, non ditelo a nessuno. La prima cosa che scopro è che, amore, la guida è a sinistra come da noi, cioè nel senso, guardate, invece in Giappone, se vi ricordate, io ci rimango sempre male perché è dall'altra parte. Prima scoperta. Arrivati in hotel, dopo ve lo faccio vedere, è uno spettacolo. Ora, amore, ha bisogno di una mezz'oretta per riprendersi, perché qui sono tipo le... Cosa guarda che può fare le 2 del mattino? Perché davo sono le 2, qua sono le 8, ma noi è come se non avessimo dormito e quindi bisognerebbe riposare un po'. Adesso quindi ci prendiamo una bella colazione e poi nanna nella hall dell'hotel, ci stai? Yeah. Dovete sapere che ieri Feng, prima di partire, ci ha insegnato più o meno quanto è il cambio. Quanto vale un yuan. Esatto, non ricordiamoci Giovanni. Perché allora, praticamente 1 euro. C'è da dirlo, perché yen è quello giapponese, yuan è quello cinese. Un euro sono 8 qui in Cina, se non sbaglio. Quindi un fantastico succo di frutta qua costa 98. Quindi è super costoso. In realtà ho scoperto che tipo siamo in un hotel 5 stelle, una roba del genere. Quindi vabbè, ci sta che costi 10 euro. Euro sono 7,81. 90, fai 98 yuan, quanto è? E vediamo. Fantastico. Allora, un succo di frutta costerà 13 euro. Cosa ridi? Cosa ridi? Costa 12,54 euro. Sei voluto venire tu in Cina? Ma non è colpa mia che non l'ho deciso io sto punto. In realtà l'abbiamo fatto con l'agenzia, quindi non l'abbiamo deciso noi. Però vabbè, e dopo farò sapere quanto è buono il succo da 13 euro. In realtà non sapremo mai se questo succo sarà buono, perché non avendo le cose da mangiare abbiamo deciso di andare a mangiare a fare colazione al McDonald's, davvero i porcelloni. Comunque di primo impatto, guardando, stavo parlando con Sasha che sembra tipo un incrocio tra il Giappone e Milano. Preso, amore? Le strombazzate sono di Milano, non del Giappone. Ed è molto bello come mettono i segnali, tipo la segnaletica per non entrare, con i sacchi di roba. Ecco, anche questo non è molto giapponese. E poi possiamo notare un omino bandierina. Amore, cosa faceva l'omino bandierina? Era il tipo della fermata del bus, non te ne sei accorto? Se metti fa gli autobus. Era il tipo dell'autobus. Bravo, ragazzo là in fondo col casco giallo, bravo! Amore! C'è una sola persona con il casco. Non hanno il casco. Sto cercando di capire come funzionano qua le strisce pedonali, perché nessuno si sta fermando e non c'è nessun semaforo. E quindi, ok, ci metteremo un po' ad ambientarci in Cina. Ed oltre a non avere il casco, c'è il semaforo verde, ma le macchine se ne fregano assolutamente e passano così. Tanto, amore, chi se ne frega? Siamo in Cina. Sei esterrefatto? No, raga, guarda. Vedendo il signore vestito di McDonald's, suppongo che siamo arrivati. Oh, io sono molto curiosa, perché non so se lo sapete, ma nei vari McDonald's dei posti del mondo cambiano i menu, perché in alcuni non c'è il pollo, in alcuni non c'è il manzo. Anche in Giappone, se vi ricordate, sono diversissimi. Sei sicuro che non ci sarà il cane qui? No, amore, non c'è il cane. Andiamo a vedere. Ah, mi stavo ribaltando, come sono i menu. E in, come da noi, amore. Oh, c'è quello del Giappone. Guarda, dicevo che erano buonissimi. Noni non ci sono, c'è non la colazione. Buon. È perché andavamo quando tu non c'eri, tu eri andato via. Allora, eat in. Ah, oggi sono un po'. Guarda. Cos'è questa?
Sembrano dei popcorn. Allora adesso scegliamo. Io vorrei. Allora è buonissima la crocchetta di patata. Devo trovarli singoli. Oddio mio, guarda questo col becco. No, 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 no. Non puoi mai. Ma sono le 8 del mattino. Appunto la colazione. È la colazione questa. Ma mi fate vedere un panino. No, è il panino della colazione. Fidatevi di me. Raga, ananas e crispy chicken muffin. Cioè pollo e ananas. Oh mio Dio. Abbiamo optato per andare alla cassa perché non riuscivamo a capire sul coso, perché non c'era il panino che volevo io, quindi andiamo alla cassa. Non mi è chiaro perché io abbia pagato il mio menù e quello di Sasha 3 euro. Cioè sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, non sto capendo. Ora vediamo che cosa ci danno, perché io ho pagato 3 euro. Vabbè, abbiamo scoperto che il McDonald's è più economico in Cina, perché due bibite medie e due panini 3 euro. A me le porcherie mi piacciono tantissimo. È mio amore che aveva chiesto no cheese, com'è arrivato? No cheese. Quindi fammi un bel sorriso, perché in tutta questa vacanza ti caccherai addosso, amore. E dopo aver fatto la prima colazioncina al Mac, abbiamo deciso di fare la seconda colazioncina. Sì, perché c'era troppo poca roba lì al Mac. Non è che ce n'era troppa, è che c'era solo le colazioni, i panini li facevano tra un po', in realtà come da noi. E quindi adesso ci incamminiamo un po', aspettando che verso le 11 ci faranno la camera. Wow, amore, un grandissimo... Anche a me, un grandissimo grande drago cinese. Ma sembra più una capra. No, tu, ma tu sembri una, come fa la capra? Non lo so, chiede lui. Guarda, sono 4 zoccoli, è un cavallo dragone. Perché è il loro simbolo della città. Della Cina proprio. Un cavallo con gli zoccoli. Dicevo che dopo ci facciamo un pisolino di 2-3 ore e facciamo poi... 4. No, e poi andiamo a farci un giro per la città. 11 fino alle 3 sono 4 ore a casa mia. La gioia nel trovare i combini, sperando che siano uguali a quelli giapponesi. Amore, sei carino con il mio zaino. No amore, guarda, ma amore, è un combini giapponese. Dove siamo, in Cina o in Giappone? Amore, sono le stesse cose. Quindi questo lo, amore, ma ci hanno fregato la Cina. È solo un Giappone che ci ha creduto di più. Sono molto 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 confusa, raga. Ci sono, cioè è proprio la, scusa, non riesco a parlare, mi sto emozionando perché guardate, sembra di essere al combini giapponese, è identico. Anche la pasta è la stessa, anche la frutta è la stessa, anche le bibite sono le stesse. Coca-Cola? Vabbè sì, è scritto in un'altra lingua, però ma è, guarda che oh, magari c'è l'acqua alla pesca. L'acqua alla pesca, amore, io amo acqua alla pesca. Mi dispiace, forse questo non c'è il Kirin, ma c'è un'altra marca, amore. Però c'è l'acqua alla pesca. Il Kirin tra 20 giorni, amore. Beh, con questo ti cacchi addosso, beh, che dopo il formaggio. Oddio, amore, guarda! Le castagne! E non solo un tipo di castagne, due tipi di castagne. Sono super felice. Qui c'è un bimbo triste. Che c'è, bimbo triste? Vabbè. Quanto abbiamo speso? 3 euro per due bibite, il tuo panino e le mie castagne. Certo che non facciamo tempo a entrare nei negozi di sport, che lui acquista già e spende un sacco di soldi. È che ho trovato un completino meraviglioso rosa tenda della Nike che non potevo dire no, era lì tipo Sabri acquistami, e così l'ho acquistato. Guardate che cosa c'è qui. L'unico problema è che il numero piccolo è un 42. E vabbè, si comprano e si mette una soletta. Cioè ragazzi, cioè, come posso lasciare qua un pezzo simile? Siamo tipo in uno dei miei negozi preferiti, il negozio dell'NBA, e io sono stata anche a Los Angeles. Sono entrata e sono stata 2 ore dentro, perché io non ci riesco a uscire da questi posti. Scusate, ma come posso lasciare questa nel negozio? Lo capite anche voi che certe cose sono impossibili? Non è che... Bravo amore, comprati anche i calzini. Bravo. Basta, ti sto pure pagando. Non si può non passare al negozio dei Lego. Ma che bello ragazzi. C'è tutto ovviamente a tema cinese. Beh, sapete, siamo qui. Volevo farvi vedere. Wow, guardate. Bellissimo. E poi aspettate anche questo. Semplicemente pazzesco, con tutti i bimbi che giocano. Io adoro questi posti, mi piacciono da impazzire. Siamo arrivati al nostro piano, ora scopriremo com'è la camera. Speriamo sia bellissimo. Sì amore, ma a Juan Peng devi dare un centello. 100 yen, cioè i yuan.
Ok, amore, hai scelto... No, tu non hai scelto un tubo, non hai scelto niente. Ma dove siamo? Oh mio Dio. No, ma io ho le vertigini, amore. Ma stiamo scherzando, non c'è... E qua sono i miei piedi. Ok, eccoci, comunque, siamo arrivati. Io devo andare subito a vedere il bagno, perché, amore, dov'è il gabinetto? Scusami, Io vedo la vasca da bagno e la... Ah, qui dentro? Qui c'è una doccia. Tana sbagliata. Quindi uno fa la cacca e l'altro può lavarsi. Ci possiamo parlare, amore? Ok. Vabbè, abbiamo una stanza meravigliosa. Direi che come primo inizio non c'è male. E prima di andare a fare un giro, adesso noi... Oh mio Dio, amore, quanto è comodo il letto. Corri! Corri a provarlo. Noi iniziamo così il nostro primo giorno a Pechino. Aggiornamento a tra un po', quando andremo a fare un giro.